questo sono un inizio, non sono, sono sicuramente importanti, ma non sono sufficienti. Su questo va fatta una discussione anche con l'Europa, perché bisogna, oltre a avere quelle flessibilità necessarie, c'è bisogno di avere un progetto che attivi rapidamente una quantità di investimenti molto più alta di 3 milioni e 6, perché questo è quello che abbiamo di fronte. Poi sicuramente il governo può fare questo. Quando dico che bisogna attivare altri livelli è perché non c'è solo ciò che fa il governo, c'è anche quello che fanno i privati, e soprattutto se ricostruisse una fiducia sia sul versante del credito, sia sul versante degli investimenti, della ricerca, dell'innovazione. Dico molto banalmente, credo che sia sotto gli occhi di tutti che una delle emergenze che dobbiamo combattere è la precarietà nel lavoro, no? È una contraddizione sotto gli occhi di tutti che sono precarie le ricercatrici che stanno isolando il virus. E da questo punto di vista, se penso al futuro, bisogna investire sulla scuola, sull'innovazione, sul lavoro. Un lavoro di qualità è quello che ci fa uscire dal virus e che ci fa pensare a un paese diverso. Il tema è non ragionare semplicemente in una logica di emergenza. Il punto su cui bisogna ragionare è come si utilizza, tra virgolette, anche quello che sta succedendo per affrontare i problemi di fondo che il nostro paese aveva comunque. Il sistema sanitario pubblico, che si è dimostrato una grande garanzia per il nostro paese, finalmente deve essere ulteriormente potenziato. Quindi noi abbiamo indicato che mercoledì al governo chiederemo che si facciano assunzioni strutturali, che si superi il numero chiuso nelle università per i medici, che si affronti il problema della prevenzione nei comportamenti, e allo stesso tempo abbiamo detto che c'è bisogno di pensare agli investimenti in modo strutturale, affrontando anche le sedi in cui i soldi ci sono, affrontando il problema delle fondazioni, dei fondi pensionistici integrativi, affrontando il problema anche del risparmio privato, che è molto alto, e di tutti gli strumenti che in questo caso debbono essere messi in campo per affrontarlo. Perché questo vuol dire pensare al domani e non solo a quello che succede domattina.